Allora, cosa è successo? I Red Dwarf hanno ricevuto una dichiarazione di guerra da parte di uno dei masteristi. Questo ragazzo, di cui non diremo il nome, la settimana scorsa ha pubblicato una storia, questa qui, in cui c'è un proiettile Nerf, no? E lui dice di averlo rubato ai Red. Adesso, chi non conosce i Red Dwarf penserà che questa sia una sciocchezza. In realtà, chi li conosce sa bene che rubare un proiettile Nerf a un Red Dwarf equivale a dichiarargli guerra. È quello che hanno fatto i Red Dwarf. È stato quello che state per vedere. Cos'è che stai facendo? Niente. Niente. C'era un po' di polvere. Vogliamo munizioni, vediamo sì. Quante ne hai. Beh, qua sono un po', ma in totale saranno 400. 300? 400. 400. 1000. Tu sei dei nostri? Sì. È una maglia, quindi sì. Forse non è chiara la potenza di fuoco che abbiamo. Hanno già i nomi. Cosa stai facendo, Matteo? Niente. Ti ho visto. E questi? Quelli sono dei liquidi dentro, vabbè. È un po' troppo violento. Io ho scoperto che un mech shot-tacco funziona meglio che un mech normale. Ma io non sparo, sono una persona educata. Cosa? Sono una persona educata. Sì. Ricarichiamo. Ho anche scoperto una nuova tecnica. Faccio finta. Accendilo. No, ma io siamo ad accendere. Sì. Sniper. E che rischia di non colpire? Rischia di colpire il civile. E prendiamo lui. E vabbè, i civili fanno... Ci sono anche i morti buoni. Alleniamo la mira. No, adesso è troppo grossa. Quando Fish si mette gli occhiali è zona pericolo. Esatto, preoccupatevi. Sei stato reclutato per fare una cosa top secret. Ecco. Spoiler. Osservato. Hanno fatto un furto a noi Red. Non ho neanche termini per definire la gravità di questa cosa. Vendicarci. In nome dei Red e dell'onore dei Red. Hanno crivellato di colpi, hanno fatto veramente tanta confusione e siccome i ragazzi ancora stavano studiando è uscito Mosk dalla classe rimproverandoci, c'ero anch'io, e diciamo che non hanno preso benissimo questo rimprovero. Mosk è venuto a rimproverarci perché facciamo casino. Ce la puoi fare, Jack, ce la puoi posso fare. Sì. Non siamo spinti dalla vista ma dall'odio. Ci sei? Il cecchino richiede più tempo, è un'arma pesante. Ciao Mosk. Ricordati che devi morire.